Oggi volevo cominciare comunque rispondendo ad alcune richieste che mi sono state fatte in coda la volta scorsa, importanti perché sono dei chiarimenti su delle parole. E poiché questo è l'incontro che conclude questo ciclo ed è l'incontro dedicato, almeno così era nel nostro programma, in realtà ci arriviamo un po' lunghi perché non è stato possibile, forse non sono stato io capace di essere così sintetico da riuscire a chiudere tutte le conferenze esattamente all'interno dei temi che ci siamo dati all'inizio della programmazione, ma in ogni caso è comunque l'incontro dedicato alle parole, ovvero al rapporto tra parole e musica, che non verrà comunque letto nel senso tradizionale del termine. A noi non interessa qui, e lo vedrete che non parleremo di questo, non ci interessa parlare di qual è il rapporto, per esempio, nell'opera tra il libretto e la musica, che è un argomento più volte sviscerato. Tra l'altro qui ci sono delle ottime conferenze di presentazione dell'opera dove di questo argomento si parla regolarmente, ma anche perché è un argomento che avrebbe bisogno di per sé di una trattazione che non si può certamente esaurire né in un incontro, né tra l'altro è un argomento semplice, perché in realtà andrebbe sviscerato, per esempio, cambiando ogni volta, cioè se cambiamo lingua, passando dall'italiano al tedesco, per esempio, per fare un esempio banalissimo, oppure se pensiamo al Wotan-Drama di Wagner, diventa veramente difficile. Cioè uno che si scrive il libretto per scriversi esattamente le parole che lui vuole che suonino in un certo modo al momento in cui vengano cantate in quel certo modo, è diverso da uno che prende un libretto già fatto e ovviamente deve adattare lui stesso, come dire, la sua musica al libretto che si trova. Quindi bisognerebbe proprio studiare il rapporto tra Puccini, Illica e Giacosa per capire come questi libretti sono stati in realtà modellati dallo stesso Puccini, che a volte ha cambiato le parole lui per ragioni anche proprio di assonanza. Insomma, richiederebbe tutt'altro tipo di trattazione. A noi interessa invece capire cosa c'entra la parola con la musica e vedremo che cosa. Per fare questo rispondo quindi in parte alle domande che mi sono state fatte la volta scorsa e apro l'argomento partendo ovviamente dalla retorica. Devo dire, partiamo dalla retorica per due ragioni. Prima di tutto perché la retorica nella vulgata italiana attuale ha preso tutt'altro significato. È sostanzialmente l'arte di colui che ti imbroglia con le parole, il che non è assolutamente vero. Anzi, tecnè retoriche è una tecnica, è un'arte, richiede in realtà molto di più che saper persuadere qualcuno, e tra l'altro spesso la persuasione non avviene solo con le parole. Ovviamente la retorica per noi è importante perché in realtà è il modello a cui tutte le arti, vedremo infatti più avanti quando parleremo di nuovo di architettura, a cui tutte le arti si sono rifatte, perché in realtà la base di tutte le arti è la parola. La parola è sostanzialmente il modo in cui noi combiniamo le parole, costruiamo i nostri sintagmi, i nostri costrutti sintattici, eccetera, eccetera, persino il modo in cui noi plasmiamo le parole. Quindi penso alla fonetica o alla morfologia, è in realtà la base di qualsiasi attività artistica. Tant'è che non c'è, vedremo quando parleremo tra poco di Leon Battista Alberti e del concetto di concinitas che mi è stato chiesto di riprendere, quindi rispiegherò, come ovviamente il modello sia Cicerone. E non, ovviamente come tutti voi sapete, Cicerone non ha scritto un libro di architettura, ma ha scritto il De Oratore, che ovviamente è il più importante testo di retorica tutt'oggi, studiatissimo, eccetera, eccetera. Qui non devo certamente parlarvi del De Oratore, ne parleremo tra un po', ma è chiaro che la retorica è sicuramente un'arte del dire ed è un'arte del parlare, anche perché in realtà sottende l'arte del pensare. Potremmo citare Nanni Moretti, qui molta sintesi estrema, chi parla male pensa male, e in effetti è così. L'imprecisione del linguaggio, l'incapacità di avere come dire, un'attenzione nel modo anche di esprimersi, in realtà sono segnali di un pensiero incompleto, ma anche per esempio di una forma di anaffettività. Certe forme di afasia sono sicuramente forme che hanno a che vedere con dei problemi che hanno a che vedere proprio con l'attività del pensiero. Adesso io non entro, ovviamente non ci interessa questo aspetto, ma è chiaro che la retorica è il modello, è stato il modello fin dall'epoca antica,
potremmo qui aprire un altro capitolo a tutto il dibattito che fa Platone sulla scrittura, sia nel Fedro che nel Fedone, quando lui condanna l'invenzione della scrittura sostenendo che proprio noi perderemo l'arte del parlare, che invece il docente che parla è più importante del docente che scrive. Ed è vero che la scrittura consegnerà ai posteri la memoria delle cose che facciamo, ma è anche vero che quello che dico spesso è molto più chiaro, tanto più se è dialettico, è dialogico, se ci scambiamo le opinioni, che non quello che scrivo. E in effetti il dire molto spesso è più sintetico e insieme, poiché si porta dietro un corpo emotivo che è legato per l'appunto alla retorica, è molto più efficace che non lo scrivere, che ovviamente è più freddo e comunque richiede dal lettore una sua contribuzione emotiva a ciò che legge. Dunque, diciamo che questa è la definizione che dà la Treccani, che dà Dario Corno sulla Treccani, la possiamo prendere per buona, e quindi, come vedete, è uno studio formale. L'altra volta abbiamo trattato non a caso la forma in musica, abbiamo visto che lo studio formale, per l'appunto, ci permette di entrare all'interno delle strutture, di poterle smontare, e così si fa pure, ovviamente, nella retorica. Ora, una di queste figure retoriche che mi hanno chiesto appunto la volta scorsa di riprendere e spiegare è ovviamente il chiasmo che avevamo visto all'inizio del brano di Schumann. In realtà, raffigurazione retorica della lettera chi, che è questa, come vedete, no? Che è di fatto una lettera che incrocia le due braccia, come ben sapete, c'è una specie di X, anche se non è una X, ovviamente, e si chiama chiasmo proprio perché prende il nome dalla forma della lettera. Che cos'è il chiasmo? È ovviamente una figura retorica che ha una particolare struttura. In musica la chiamiamo ABBA. Qui la vedete molto bene. Io in realtà, per esempio, qui i nomi Ovidio, Lucano sono incrociati e ovviamente terzo e ultimo, no? Gli ordinali sono messi in maniera tale che, come dire, il lettore già vede l'incrocio dei termini come vengono disposti. Questo è Dante. Lo stesso qui è ancora più evidente in questa citazione leopardiana: io solo combatterò, procomberò, sol io, quindi il pronome si ritrova esattamente agli estremi di un braccio e il verbo combattere e il verbo soccombere, procombere, si ritrovano disposti in maniera tale, tanto tutti e due coniugati al futuro, in maniera tale che è evidente quello che succede, che è quello che abbiamo visto in Schumann l'altra volta, cioè dove un pezzetto del tema, in realtà la figura tematica, l'inciso motivico fondamentale, era disposto a un estremo, incrociava l'altro estremo, poi ci torneremo, e gli altri due erano disposti esattamente su questo tipo di braccio. È interessante questa estensione, no? Ho trovato questa citazione da Marx che è utile per farci capire che il chiasmo non esiste solo in poesia. Cioè io in realtà il chiasmo lo posso usare, essendo una figura retorica, lo posso usare in qualsiasi, tanto che stia facendo un'orazione in tribunale, quanto che stia scrivendo. E qui è chiarissimo, no? L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi, cioè l'utilizzo in maniera tale che io in qualche modo individuo un elemento A, poi un elemento B, ripeto l'elemento B e poi rimetto l'elemento A, ovviamente ci aiuta a capire che cos'è un chiasmo. Chiunque conosca un minimo di geometria legge già A sta a B uguale B sta A. E qui si apre il mondo delle proporzioni che lasciamo immediatamente perdere, ma capite subito che stranamente di nuovo la geometria, che come abbiamo detto fin dal primo incontro è la scienza che in realtà sta dietro a tutto questo, no? Ovviamente incrocia la retorica che poi a sua volta incrocerà l'architettura, la musica, eccetera, eccetera. Cosa interessante è che anche nella scultura, e non a caso, se vi ricordate l'avevamo già citato, il caso del canone di Policleto, il chiasmo funziona allo stesso modo. Cioè io metto un arto rispetto a un altro arto in un certo modo, in maniera tale che comunque di nuovo ci sia un modo per cui l'osservatore focalizza un centro, segue due linee che ovviamente si incrociano in un punto dato.
Questo direi nel Canova è particolarmente evidente, qui citiamo Policleto perché è il canone che abbiamo citato all'inizio, ma capite che quindi questo tipo di raffigurazione evidentemente in qualche modo sta alla base della capacità umana di raffigurare gli elementi. È forse la combinazione più semplice. Se io ho due elementi, capite bene che posso fare A, A, B, B, A, B, A, B, poi a un certo punto sicuramente verrà fuori A, B, B, A, cioè non è che le combinazioni sono infinite, e questa è una combinazione particolarmente suggestiva, perché chiaramente mette l'elemento iniziale agli estremi e l'elemento centrale ovviamente diventa il medio proporzionale, e qui ovviamente si apre la teoria delle proporzioni e la lasciamo perdere. Ecco, quindi la spiegazione tecnica: ci sono quindi due coppie di termini, ovviamente sono legati tra loro per diverse ragioni. Nel caso musicale l'abbiamo visto, dopo lo risuoneremo, era molto facile vederlo perché chiaramente si sentivano le note della melodia che venivano chiaramente suonate in maniera da rispondere le une alle altre, e ovviamente i termini, come dicevo, simili stanno due agli estremi e due al centro. Dunque, entriamo nel vivo quindi. Marco Tullio Cicerone. Tutti noi sappiamo chi è Marco Tullio Cicerone, devo dire che studiarlo fuori della scuola è tutta un'altra cosa. Devo dire che è una cosa strana per chi come me ha fatto il classico e poi filosofia, ma comunque scoprirlo dopo è banale dirlo, ma è veramente un'altra cosa. Qui cito i tre più famosi testi dedicati alla retorica. Ora a noi interessa in particolare l'Orator scritto nel 46 a.C., dove lui pone un obiettivo chiaro per chiunque si dedichi alla retorica, che è questo, lo leggete: probare poi diventa muovere, delectare flettere. Se siamo in tribunale è chiarissimo quello che vuol dire, no? È Perry Mason. Chiarissimo, io cerco di provare ovviamente che quello che dico io è vero. Molto spesso Cicerone, basta che leggete le sue orazioni, scoprite che provava anche il falso, ma se fai l'avvocato difensore il tuo dovere è ovviamente difendere il tuo cliente, questo lo sappiamo tutti. Quando diventa muovere, in latino muovere vuol dire commuovere, cioè vuol dire muovere l'animo di una persona in una certa direzione, quindi in realtà muovere è il verbo che ci interessa di più, ovviamente delectare. Noi questa dimensione l'abbiamo persa dall'Ottocento in poi, ma in realtà se pensate, io penso a Ficino o a Cusano, per citare due filosofi con cui tra un po' avremo a che fare, il diletto, il piacere, il godimento della bellezza, lo splendore di cui parla Ficino, che sì, accanto al rigore delle proporzioni ci deve essere lo splendore, che è una, se volete, un eco ancora della meraviglia aristotelica, rideclinato in molti modi diversi, ma sicuramente il delectare è fondamentale. Tutti i retori sanno che se io non ti diverto mentre parlo, tu non mi ascolti. Chiunque è andato a lezione, a scuola, all'università o in qualunque altro incontro sa perfettamente che un professore che parla sempre con lo stesso tono di voce, casomai non guarda in faccia le persone, ha un'attitudine anche fisica poco attenta al divertire, all'interessare, al muovere chiaramente l'animo di chi lo ascolta, si rende noioso. La cosa più interessante è il flettere, perché qui vuol dire prendere la convinzione di una persona e fargliela cambiare. Perry Mason, la giuria, di fronte all'evidenza che fino a quel momento sembrava evidente, arriva lui e ti dice: no, l'evidenza, il ragionevole dubbio, no? Cito ovviamente i legal movie americani perché sono molto chiari a questo punto di vista, c'è sempre ragionevole dubbio. E flettere, capite che purtroppo quando passiamo da fuori delle aule dei tribunali, per esempio finiamo ovviamente nelle aule dei parlamenti, le cose cominciano a prendere strane pieghe, io non voglio, ci arrivate da soli, capite che tutto ciò che deriva dalla retorica, quindi anche l'architettura e la musica, ha ovviamente un intento anche propagandistico. Insomma, non c'è bisogno certo di dirlo a noi italiani che in questo senso basta pensare all'architettura piacentiniana e anche agli esiti a volte straordinari, perché io penso che l'EUR rimanga uno degli esiti più straordinari dell'architettura moderna italiana, ma certo lo scopo non era quello ovviamente di lasciare indifferenti
chi ovviamente vedeva quegli edifici, e così lo stadio Flaminio e via andare. Non pensiamo al rapporto tra Albert Speer e Hitler e capite di che cosa stiamo parlando. Addirittura possiamo pensare al contrario, che molte delle costruzioni moderne sono fatte apposta per deprimere chi ci abita. Io sono convintissimo che gran parte dei grandi quartieri che sono stati costruiti in Italia a partire dagli anni 70, soprattutto in poi, sono stati scientemente costruiti per deprimere chi ci abita. Certe scelte, i colori, il tipo di materiale. Io che vivo in una casa di tufo, io vedo la differenza. Quando torno nelle case di cemento, il mio stato d'animo cambia in maniera radicale. Non c'è niente. Da quando vivo nel tufo, che è la calcarenite, che è tutto un altro, proprio tutto un altro odore, calore, temperatura, umidità, eccetera, eccetera, capisco che il cemento è stato costruito per imprigionare gli animi. Io sono convinto che la scelta del cemento contro quella del mattone, per esempio, no? È una scelta, penso ai mattoni di Ostia Antica, è una scelta studiata. D'altronde qui a Bologna ne abbiamo degli esempi, pensate al quartiere San Donato, per citare il primo che mi viene in mente, alla Barca, cito quartieri contro altri quartieri, come Fossolo, soprattutto Fossolo 2, che sono stati costruiti con altre concezioni, quindi il confronto si può fare molto bene. L'architettura in questo senso è estremamente mirata, d'altronde, voglio dire, penso alle architetture concentrazionarie, capite benissimo che se io costruisco un carcere, un lager, lo faccio in un certo modo con una certa ragione, o un manicomio, cioè non lo costruisco a caso, voglio dire, attenzione, cioè, quindi conta molto. Ora, attenzione, questo è il passaggio chiave. Questo, ovviamente, quando arriviamo a Cicerone, Cicerone in qualche modo riassume 5-6 secoli di storia, no? È ovvio. Che sono storia anche attica, non è solo storia latina, è ovvio. Anzi, Cicerone fa un'operazione straordinaria, come tutti voi sapete, cambia il latino, lo fa diventare una lingua d'arte, quindi prende un latino sostanzialmente rozzo, che era il latino che derivava dall'eloquio, ovviamente, e lo trasforma, fa un'operazione simile a quella che farà Dante, che farà Pietro Bembo, che faranno Petrarca, cioè fa proprio un'operazione artistica. È importantissimo vedere come si fa questa cosa. E come vedete, questo potrebbe, se io cambiassi la parte che c'è dopo i due punti, vale per qualsiasi tipo di tecnica. Che io sia un falegname, che io sia un musicista, che io sia un retore, che io sia un architetto, che io sia qualsiasi cosa, un ingegnere piuttosto che un chimico, io in realtà faccio questo. L'invenzio è il momento più importante. Ricordatevi che il latino invenire vuol dire trovare, cioè parte dall'idea che io la cosa la trovo, non c'è nessuna ispirazione misteriosa, la trovo dove? Beh, vedremo, in natura, ovviamente. In realtà dietro c'è la natura, c'è ancora l'idea aristotelica della mimesis, ma non solo aristotelica, anche Platone. Importantissima la disposizione. Questo chiunque lo sa, chiunque ha montato qualsiasi cosa, fosse anche un mobile Ikea, sa perfettamente che la disposizione è il problema, ovviamente, perché se io monto male, qualsiasi cosa rimane sghemba, brutta, sostanzialmente potremmo dire tranquillamente brutta, o comunque che non sta in piedi, o che se un tavolo traballa e via così. Ora, l'elocuzio è importantissima. Perché capite bene che se una volta che io comunque ho trovato il mio oggetto, l'oggetto su cui eserciterò la mia creatività, ho cominciato a disporlo, ma se io non lo so presentare, non va la pena. Ci sono stati straordinari musicisti che non sono stati in grado di dirigere o suonare la propria musica. Hanno avuto bisogno degli interpreti. Quanti artisti hanno avuto bisogno di mediatori per poter promuovere la propria arte? Pensate in pittura. La storia della pittura è piena di artisti che non sono stati riconosciuti, non perché non erano grandi, ma perché non hanno trovato il mediatore giusto. E il mediatore è un elemento, se non sei tu, deve essere un altro. E pensate a quante figure di mediazione esistono oggi, no? Nel caso della musica, tipicamente la gente, che è colui che con l'elocuzio ti ha invenuto, perché tu sei l'artista che sei stato trovato, ti ha disposto all'interno di tutta una serie di operazioni che vengono fatte proprio di disposizione, pensate ai social network, ai comunicati stampa, eccetera, eccetera, e poi arriva lui e ovviamente fa la parte del presente. Se non lo sai fare tu, deve farlo qualcun altro per te, che è un problema serissimo per gli artisti.
Perché in realtà una delle prime cose che si dovrebbe insegnare nelle scuole d'arte è proprio l'elocuzio, la capacità di presentare se stessi e il proprio lavoro in maniera adeguata all'uditorio. Attenzione, l'elemento su cui insisterà moltissimo Cicerone è la memoria, intesa come la propria capacità di ricordare. Io devo dire, uso questo elenco anche delle mie lezioni di informatica, perché questo è praticamente l'architettura di von Neumann di un computer, è esattamente identica. Cioè von Neumann, che conosceva probabilmente Cicerone, ha capito qual era il problema: la memoria. Senza memoria un computer non funziona, lo sappiamo tutti, non ce ne facciamo niente di un computer che non ha memoria, ovviamente, di un qualsiasi tipo di elaboratore. Tutti i tentativi infatti di costruire laboratori meccanici sono falliti miseramente nel tentativo, penso ai vari analizzatori differenziali, no? Sono falliti miseramente perché era difficilissimo costruire macchine che mantenessero con gli ingranaggi la memoria dei calcoli. È chiaro che la memoria è fondamentale. Un artista, parlo di un musicista, suona memoria perché la memoria è la sua capacità di rendere l'elocuzio personale e finalmente di essere interprete, altrimenti perché c'è un musicista? Cosa ce ne facciamo? Perché c'è un musicista? Il musicista deve suonare a memoria. Voi ve lo immaginate un ballerino che legge la coreografia mentre balla? O un attore che legge il copione mentre recita? Riuscite a immaginare una qualsiasi forma, o un cantante d'opera? No? È chiaro che l'orchestra in buca legge per ovvie ragioni, devono suonare insieme in 100, e devo dire ci sono orchestre che comunque hanno provato molte volte a suonare a memoria, ovviamente non pezzi molto lunghi, ma il cantante, pensate al cantante, un cantante che canta Wagner ricorda circa 3 ore e mezzo di musica, con entrate, uscite, entra, esce, rientra, riesce, nel frattempo casomai la sua psicologia è cambiata, no? Perché è passato il tempo, no? Anche dell'opera passa il tempo. Quindi pensate anche a Puccini, ai cantanti che devono fare queste opere complesse, dove anche la psicologia conta, la parte di recitazione, devi ricordarti i gesti, eccetera. Insomma, la memoria è sicuramente lo strumento operativo più importante. Finalmente, quando si arriva... E tra l'altro, devo dire, una cosa che è strana, che non capisco nell'insegnamento scolastico, è la perdita dell'uso, la perdita dell'intenzione di far studiare a memoria gli studenti, è una cosa che io non ho capito, devo dire, io l'ho sperimentato su mio figlio, non capisco perché non gli hanno fatto imparare le tabelline a memoria, che era fondamentale per fare quei calcoli elementari che servono a sopravvivere ogni giorno, e soprattutto non capisco perché non hanno imparato a memoria i testi, perché poi te li porti dietro tutta la vita e sono parte di te, e sono una parte importante di te, anche le poesie brutte, e invece noi ci ricordiamo a memoria cose orrende. Per esempio, i martellamenti televisivi. No? Pensate, ricordatevi una cosa fondamentale della memoria. Ricorda più facilmente il brutto che il bello. Perché poi il brutto è contagioso e molto contagioso, il bello invece no. Quindi fa molta fatica a farsi strada. Finalmente, dopo tutto questo, quindi dopo che abbiamo fatto tutto questo lavoro e ci siamo imparati a memoria l'orazione di turno, andiamo ovviamente in scena. L'actio è ovviamente fondamentale. Sulla memoria il nostro Cicerone fa un racconto stranissimo, devo dire, cita, non so se qualcuno di voi si ricorda chi era Simone di Liceo, questo poeta greco che è vissuto in realtà 500 anni prima di Cicerone. Simonide, si racconta che Simonide fosse andato a una cena, ve lo racconto perché è importante. Questa cena non ci voleva andare, era andata a una cena che era molto simile a quella di Trimalcione nel Satirico, dal classico parvenu attico, perché c'erano i parvenu attici anche nel 500 avanti Cristo, non pensate che siano una novità, non lo sono, pare che questo fosse parecchio parvenu, però aveva voluto invitare il poeta famoso di turno, quindi fa anche un po' film di Sorrentino questa cosa, no? Sembra un po' l'inizio della grande bellezza, io me lo immagino, quindi c'è lo scrittore famoso... Lo scrittore famoso, ahimè forse era meglio che l'invitava, il risultato qual è? Che a un certo punto Simonide, durante questa cena trimalcionica, per l'appunto sente una voce che lo chiama fuori dalla casa, lui esce, la casa prende fuoco e crolla il tetto e ammazzano tutti, e lui si salva perché è uscito chiamato dalla voce. Vabbè, questo è l'assunto.
A quel punto arriva il magistrato che dice: aia, poiché ha preso fuoco la casa, sono cascate le macerie incendiate sui corpi dei commensali, nessuno si ricorda più chi c'era. L'unico sopravvissuto è Simonide, che è un poeta, e i poeti nel 500 avanti Cristo ovviamente non scrivevano, ovviamente ricordavano tutto a memoria. Simonide ricorda esattamente chi c'è e dove era seduto, così riescono in qualche modo a identificare non solo chi c'era ma dov'era, e quindi i cadaveri di questi poveretti. Qui la disposizione è fondamentale, è importantissimo il fatto che nella memoria ti ricordi la disposizione delle cose. Il compositore infatti compone tutto senza toccare lo strumento e costruendo tutta l'immagine della composizione nella mente. È la ragione per la quale non ci sono correzioni nelle partiture di Mozart o di Rossini, perché tutto viene composto immaginando, disponendo letteralmente così: questo lo metto qui, questo va qua, quello lo vedo, perché l'abbiamo visto l'altra volta, il pentagramma è un sistema di assi cartesiani. Quindi se io ho chiaramente idea di che cos'è questa specie di piano su cui sto lavorando, letteralmente comincio a fare questo strano giochino di mettere le cose dove devono andare, perché chiaramente sono frammenti, pezzetti, piccoli incisi, piccoli motivi come quello di Schumann che abbiamo già usato l'altra volta, che servono a questo. Più o meno negli stessi anni, siamo più o meno negli stessi anni, arriva questo signore che pubblica questo trattato, o meglio, questo è l'unico trattato di architettura che ci è rimasto di tutti i trattati di architettura scritti in epoca latina. Questa pagina che vi ho fatto vedere l'ho scelta non a caso perché è il libro quinto, un libro bellissimo, dove Vitruvio spiega come si costruisce un teatro. Io vi invito a leggerlo, rimanete di stucco. È non solo bellissimo come si costruisce un teatro, tra l'altro questa edizione è veramente straordinaria di architettura, ma vi spiega anche come facevano a far sentire tutto a tutti, che è una di quelle cose che io continuo a meravigliarmi. Non c'è niente da fare, se vai a Epidauro 5.000 persone sentivano tutto all'aperto, nel caos di 5.000 persone ubriache nel pieno delle dionisiache. Ribadisco il concetto, sentivano tutto, non avevano certamente nessuno strumento per calcolare il reverbero, né un frequenziometro per calcolare le frequenze, né uno spettrometro per vedere gli spettri. Lui vi spiega addirittura come facevano a costruire i risonatori e quindi come, di quale materiali, cioè, quindi avevano fatto tutta una serie di prove sui materiali, come riempirli d'acqua per ottenere certe risonanze, eccetera, eccetera. C'è uno scienziato, Cox, si chiama, che ha pubblicato un bel libro che dice di aver fatto le prove dimostrando che non funzionano. Io gli vorrei dire a Cox: forse non hai fatto le prove bene, forse se lo scrive, evidentemente, anche perché quello che rischiavano se non funzionava era che gli tagliava le mani, quindi il rischio era piuttosto elevato. Nel quinto libro c'è un bellissimo capitolo dedicato alla musica. C'è tutta la spiegazione del sistema musicale di Aristosseno. Nel nono libro c'è tutta la spiegazione della cosmologia, che è quella ancora greca, conosciuta all'epoca. Quindi quando si scrive di architettura non si scrive solo di come si costruisce un teatro. Qui c'è scritto di tutto, come si costruiscono le pompe idrauliche, come si fanno i mattoni, ma c'è anche scritto come orbitano i pianeti. Perché tutto fa parte, come vedremo tra poco, di una sola e grande, gigantesca armonia. Dunque, lui lo scrive, quindi permettetemi di citarlo, perché le sue parole sono sicuramente le più chiare di tutte. Siamo nel libro primo. Ora, in italiano hanno dato dei titoli ai paragrafi, è ovvio che in latino non ci sono i titoli ai paragrafi. Questo paragrafo si intitola in italiano, ovviamente, e io leggo ovviamente l'italiano, i fondamenti estetici dell'arte architettonica. Vi invito a seguirli perché sono praticamente un trattato di composizione musicale, non c'è assolutamente differenza, o comunque è il De Oratore. L'architettura consta di 6 categorie. Ordinatio, che in greco si dice taxis.
La parola taxis in greco, da cui però è anche la parola italiana tasse, tra l'altro, vuol dire disporre i soldati sul campo di battaglia. Quindi è proprio l'idea più semplice di ordine, li metto in una maniera in cui in qualche maniera, come dire, li posso vedere bene e so come, cioè faccio questo lavoro qui, no? Ecco, faccio questo tipo di lavoro. La dispositio, che come vedete non è l'ordinatio, la dispositio che i greci chiamano diathesis, ovvero euritmia, quindi simmetria, poi arrivano decor, distribuzio, e in greco distribuzio si dice oikonomia, che vuol dire la scienza che governa la casa, tradotto letteralmente. Quindi le categorie sono ordinatio, dispositio, euritmia. Quindi ritorniamo all'idea del ciclo che abbiamo visto nelle precedenti, ovviamente, nei precedenti incontri, simmetria, che non poteva ovviamente mancare, che in latino si tradurrà proporzio, decor, che è fondamentale, la bellezza dell'ornamentazione. Non c'è edificio antico in cui l'ornamentazione non sia fondamentale, ma neanche edificio rinascimentale, e ovviamente alla fine la distribuzio. Tutto questo ovviamente viene poi spiegato, io non vi leggo tutta la spiegazione, ma vi fa capire che c'è un percorso. Scelgo i materiali con l'ordinatio, poi comincio a pormi il problema di come li dispongo. Li dispongo in modo euritmico, cioè che sia gradevole, nel caso della musica all'udito ovviamente, nel caso dell'architettura come minimo alla vista, ma anche al tatto, per esempio, perché molto design è tattile, no? Cioè, quindi c'è una parte anche di componente tattile. C'è il problema della simmetria, cioè ci deve essere proporzione tra le parti e il tutto, e c'è il problema dell'ornamentazione. D'altronde si era posto anche Platone nel Timeo, quando di fronte al fatto che i solidi platonici fossero 5 e gli elementi erano 4, il quinto, cioè il dodecaedro, dice chiaramente che il demiurgo lo utilizza per ornare l'universo. La bellezza non può essere seconda all'utilità. Alberti dirà chiaramente che un oggetto utile ma non bello non è funzionale. Lo dice Alberti nel 400, quindi chiaramente 1400 anni dopo il nostro Vitruvio. Ora, a questo punto siamo pronti per rispondere alla domanda che mi era stata fatta l'altra volta, cioè che cos'è la concinitas? Che è un concetto ciceroniano ripreso da Alberti e che diventa un concetto fondamentale. Ahimè, non ci crederete, ma non esistono testi importanti che spieghino a fondo il concetto di concinitas. Un testo che vi posso consigliare perché è ottimo è questo di Tiziana Proietti, che come vedete è un piccolo libricino, La concinitas nell'opera di Leon Battista Alberti. Ma il testo è molto ampio, nonostante le dimensioni ridotte, e spiega veramente molto bene di che cosa stiamo parlando. Come vedete, in latino il sostantivo non ha dubbi, eleganza, simmetria, quindi eleganza e simmetria non possono essere disgiunti. La concia disposizione, io devo disporli in maniera in un certo tipo. Concinnus vuol dire simmetrico, proporzionato, regolare, ma anche avvenente, leggiadro, grazioso e persino vago nel senso rinascimentale e medievale del termine. C'è un verbo, concinno, che ovviamente vuol dire preparare, apprestare, disporre, dare la debita forma, eccetera, eccetera. Come vedete siamo sempre all'interno di quel concetto. È interessante, voglio citarvi una, appunto dal libro della Proietti, cita una delle possibili etimologie, che è veramente molto importante, perché ci riporta l'idea del demiurgo coppiere. Probabilmente nella parola concinnitas c'è in realtà un altro sostantivo, il sostantivo cinnus, che in latino, questo lo dice Luigi Vagnetti, ovviamente tanto più unito con la particella con, in latino il vocabolo sta a rappresentare la mistura di più cose, in particolare di bevande, che concorrono a formare una nuova di sapore gradevole e conveniente.
Quindi capite che c'è questa idea che io combino, faccio un cocktail per così dire, ma questo cocktail non può essere casuale e l'esito finale è fondamentale. Ed ecco l'esito finale. L'esito finale, questo è Paolo Uccello, quindi siamo ovviamente leggermente prima di Alberti. Paolo Uccello è stato un mosaicista, oltre che il pittore che sappiamo. Questo è quanto rimane dei mosaici che erano la pavimentazione di San Marco a Venezia. È un dodecaedro stellato, meraviglioso. E come vedete il dodecaedro in realtà è iscritto in due circonferenze che sono a loro volta iscritte in due quadrati, ma intorno, come vedete bene, c'è ornamentazione, c'è una figurazione ornamentale. Queste foglie, questi tranci che potrebbero rimandare all'albero della vita, qui è chiaro che la simbologia è complessa, e lo ritroviamo pari pari, lo stesso concetto, ovviamente questa è Santa la Facciata, che conoscete tutti, di Santa Maria Novella a Firenze, dell'Alberti, ovviamente, dove vedete chiaramente che ci sono sia elementi di proporzione, che sono chiarissimi, no? Nella struttura della facciata, ma c'è moltissima ornamentazione, per esempio nel frontone questi due elementi curvi, linei, che aggiungono questi aspetti legati alla circonferenza che naturalmente riequilibra, poi come vedete c'è un asse che passa di qui, ripassa, c'è tutto uno schema ovviamente dietro, ma c'è proprio il gusto dell'ornamento. Il gusto dell'ornamento è fondamentale nella concinitas, così come ovviamente lo è in musica. Lo vediamo qui sempre Alberti, questo è Palazzo Rucellai, dove ovviamente è più regolare perché è un palazzo, quindi ovviamente lo scopo ornamentale che è legato invece alla chiesa è di minore impatto, ma in ogni caso vedete che c'è un tentativo di differenziare i diversi elementi, comunque lo sguardo riposa sull'oggetto, non trova, come dire, spigolature acute che lo allontanano. Pensate per esempio a quanta architettura cementizia viene fatta oggi con queste specie di angoli vivi che vengono fuori a rompere una struttura in realtà perfettamente rettangolare, e sono un pugno in un occhio, si definiscono pugno in un occhio, che può essere anche un'idea ovviamente, ma rimangono un pugno in un occhio. Può essere anche gradevole a volte prendere un pugno in occhio, altre volte meno gradevole. Qui è chiaro che si vuol fare in modo che colui che guarda il palazzo capisca il potere della famiglia, ovviamente, questo è ovvio, ma anche abbia in qualche modo un senso di disposizione. L'ordine cosmico che sta dietro all'ordine che ha portato la famiglia Rucellai a essere proprio la famiglia Rucellai deve essere in qualche modo evidenziato. Andando verso la musica, c'è questi personaggi che devo dire andrebbero ristudiati. Noi del Cinquecento tedesco abbiamo poca idea, ma io devo essere grato ai miei studenti perché mi fecero una domanda, mi dissero: ma come mai Bach componeva in quel modo? E che non è il solo Bach a comporre in questo modo qui, ovviamente, ribadisco questo concetto. E io a un certo punto, poiché non ci sono testi, non è che Bach ha scritto io compongo così perché mi ispiro al lavoro di Albrecht Dürer, no, ovviamente Bach non ha scritto nulla praticamente, al contrario di Mozart che ha scritto tonnellate di lettere, Bach non ha scritto manco una virgola, manco le partiture perché gliele scriveva la moglie, quindi è chiaro che anche quando parliamo degli autografi bachiani, in realtà li ha scritti Anna Maddalena, quindi autografi poco, voglio dire, cioè nel senso che a volte sono autografi, a volte sono quelli scritti dalla moglie, copiati, le copie della moglie, ma in ogni caso mi sono posto il problema. L'unica cosa che potevamo sapere di Bach era che cosa vedeva intorno a sé, perché è chiaro che essendo un compositore doveva essere influenzato da ciò che vedeva. Questo signore qui è Wenzel Jamnitzer, che in Italia, devo dire, gode di quasi nessuna fortuna, è invece un orafo strepitoso, un incisore eccellente, un uomo che vive tra l'altro tutta la sua vita nella Norimberga del Cinquecento, che è l'equivalente che vivere a Londra. Norimberga nel Cinquecento è la più importante città tedesca dove c'è una vita culturale straordinaria. Uno dei protagonisti si chiama Dürer, tanto per citare il più famoso di tutti. Come vedete sotto di lui c'è di tutto, gli strumenti del geometra, il canone di Policleto, ovviamente. Devo dire, questi ritratti, ce n'è anche un altro bellissimo di un fiammingo dove proprio le citazioni sono non mai casuali, ovviamente c'è anche un bellissimo regolo in mano, quindi un regolo per studiare le proporzioni perfette, eccetera eccetera. Jamnitzer pubblica nel 1568, quindi un secolo dopo,
il testo, il reedificatoria di Alberti, un libro che si chiama Perspectiva Corporum Regularium, che direi non lascia dubbio, e guardate cosa c'è in questo libro. Il libro è disponibile in rete, il libro sono solo variazioni sul tema. È un libro, un intero libro, in cui vi fa vedere come variare il tema dei solidi platonici. Io ve ne ho presi alcuni, che queste per esempio sono le variazioni sul tetraedro, sono strepitose, perché voi cominciate a vedere delle figure che peraltro trovate oggi in tutti i videogiochi. Io vorrei farvi osservare che certe figure sembrano letteralmente prese dai giochi post-apocalittici, ma già, voglio dire, in Fuga da New York, no? C'erano queste cose pseudo-gotico riviste, in realtà il gotico non c'entra niente, questo sembrerebbe veramente G-Goof Robot, cioè quando questi robot giapponesi si aprono in forme misteriose. Questo, come vedete, rimanda al Paoluccello di prima, ovviamente, ma è una variazione sul tema. Attenzione alle variazioni sul dodecaedro, sono pagine e pagine di incisioni con variazioni sulle figure. Questo è Bach. E poiché Jamnister era famosissimo, era l'orafo più famoso di Germania, io vi invito a vedere su internet, trovate tutte le immagini delle sue sculture e dei suoi, come possiamo chiamarli, ha costruito delle meravigliose scatole fondendole in oro con questo tipo di figurazioni, voi capite immediatamente con cosa avete a che fare. Variazioni dell'ordinazio attraverso una ricombinazione della dispositio dove il decor è fondamentale. Qui stiamo proprio cominciando, voglio esagerare, le variazioni sull'icosaedro vanno oltre l'immaginabile. Cioè, e queste sono soltanto tre delle centinaia di tavole che ci sono, perché poi c'è di tutto dentro, ovviamente. Ci sono statue che vengono variate continuamente. Questo vi fa capire che l'immaginario di un artista tedesco del 600 e del 700 in realtà era nutrito di questa roba qui, assolutamente nutrito di questa. E quindi è chiaro che per Bach scrivere così era esattamente come per noi leggere un manga o un fumetto o vedere un film. Era il fumetto dell'epoca, assolutamente. Anche perché il libro ebbe ampia diffusione e Jamnister era famosissimo. Vi faccio rivedere Paoluccello, siamo tornati indietro di 200 anni, e come vedete la corrispondenza nell'immagine è perfetta. E qui il decoro raggiunge un vertice, perché è decoro ma insieme variazione sul tema. Siamo perfettamente di fronte a elementi polifonici, perché la musica che ascoltavano era quella, elementi polifonici dove un piccolo elemento viene cambiato e ricambiato. Oggi si chiamano frattali. Oggi si chiamano frattali. E fare un frattale, posso consigliarvi un bel librino che si chiama 1 è facile, 2 è semplice, 3 è complessità, vi insegnano come si fanno i frattali. E qui capite che 3 è un problema. Dal 3 in poi le cose si complicano. Dico 3 perché, come tutti voi sapete, Platone nel Timeo ci insegna che bastano i triangoli per costruire l'intero universo. E queste sono variazioni sui triangoli, perché per costruire i solidi platonici vogliono i triangoli isosceli e triangoli equilateri. Dunque, torniamo a Schumann. Tutta questa roba qui finisce qui dentro. Finisce esattamente qui. Come ci finisce, ve lo faccio risentire a questo punto, perché chiaramente la musica ha un problema, che al contrario di questi disegni e di queste incisioni, voi li vedete. È vero? E invece, quando arrivate di fronte a una partitura, come vi ho detto anche l'altra volta, l'impatto è assolutamente incredibile, perché nessuno vede la partitura per quello che è, cioè un sistema di assi cartesiani. Allora, lo faccio rivedere prima di suonarlo, scusate, vi ricordo, si scrive su pentagramma, adesso non rifaccio la storia del pentagramma, non è importante, questa è la comparazione tra il pentagramma e gli assi cartesiani, l'origine è data dalla chiave, la chiave ci dice dove è l'origine, in questo caso nella chiave di Sol, l'origine è indicata dal ricciolo, quindi lo zero è indicato dal ricciolo. Il ricciolo ci dice esattamente che quello è Sol. Quindi, come dire, le chiavi hanno una bussola, hanno un punto di riferimento.
È chiaro che lungo l'asse delle Y ci sono le altezze, quindi se qui è lo zero, a salire ci saranno le note più acute rispetto al Sol e a scendere ovviamente le note più gravi. Lungo invece l'asse delle X c'è il tempo, cioè la melodia, lo scorrere del tempo. Volevo farvelo vedere perché l'ho detto l'altra volta, quindi scusate, esco dal programma, come infatti oggi si usa tutto questo in un normale. Questo è un DAV, è un programma che si chiama Logic, ho lasciato aperto anche l'SMPTE così vedete cosa succede. Questo oggi è un normalismo, è il mio strumento di lavoro quotidiano, che come vedete somiglia tutto meno che a una partitura, ma è sostanzialmente un sistema di assi cartesiani, dove è palese la struttura, no? Ovviamente ad angoli retti, e questo vale per qualsiasi programma di montaggio, che quindi che sia video, audio o qualsiasi altra cosa, sono tutti uguali ormai gli schemi. Vi voglio aprire quello che dicevo l'altra volta, cioè il piano roll, ovvero, come vedete, è un foglio di carta millimetrata. Ovviamente io posso ingrandire a piacimento le figure, lo vedete chiaramente che è un foglio di carta millimetrata, direi che non c'è dubbio. Questo è l'asse delle Y con le altezze, rappresentate in questo senso, vi vorrei far osservare, della tastiera del pianoforte, per cui se proprio, non, se proprio sei tonto, c'hai la tastiera del pianoforte che ti dice dove sei, e ovviamente lungo l'asse delle X c'è il tempo. E la cosa interessante è osservare come vengono disposti gli eventi. Cerco di ingrandirvelo, quello che si può fare su questo schermo qui, capite perché si lavora con schermi a 27 pollici come minimo, perché non vi aiutano. Vedete che gli eventi vengono letteralmente disposti, questi sono eventi sonori, in realtà sono segnali MIDI, adesso non ci interessa veramente che cosa siano, sono eventi sonori che io ovviamente proprio letteralmente posiziono dentro la griglia. I numeri che vedete sopra sono battute, ma io posso decidere di metterci anche il tempo. Vedete? Adesso è apparso l'asse del tempo. Posso decidere di metterci solo il tempo, perché in effetti non ho bisogno delle battute. Io potrei, qui questo è un lavoro fatto di sincronizzazione su un video, a me interessa sincronizzare il video, quindi delle battute mi interessa il giusto. E come vedete io qui ho proprio il tempo. E ovviamente posso fare tutta una serie di operazioni. Quindi siamo tornati con queste macchine che si chiamano DAV, Digital Audio Workstation, siamo tornati esattamente indietro ad Aristosseno, ancora, se volete, ancora molto prima. No, di fatto questo è quello che aveva immaginato Pitagora. Io mi metto lì e come vedete, vi faccio vedere un esempio proprio banalissimo, io posso prendere i pezzi, adesso lo esagero solo per, e li sposto dove mi pare a me. Li posso ricombinare, posso fare tutto quello che mi pare, li posso persino creare, vedete, zac, capite? Insomma, io sto facendo un lavoro che farebbe un architetto con i suoi pezzettini o persino un geometra o un ingegnere, cioè semplicemente io ovviamente so quel che faccio, leggo i parametri che mi servono e agisco in questo modo. Dunque, torniamo quindi al pentagramma, e quindi torniamo a Schumann e cerchiamo di essere a questo punto retorici. Dunque, l'altra volta, scusate, ho bisogno di suonarlo, l'altra volta vi ho anche detto bisognerebbe chiedere agli interpreti di essere molto attenti quando leggono un pezzo. Allora, lo risuono come apparentemente è scritto lì. Rifaccio quindi l'esperimento con cui abbiamo cominciato la volta. Quindi lo leggo come è scritto. Ora, voi potete credere che Robert Schumann abbia scritto una cosa fatta così? Improbabile, salvo anche in un momento, cioè un momento di fortissima depressione. Io ho dei forti dubbi che Robert Schumann abbia potuto immaginare una cosa fatta così. Abbiamo fatto l'analisi, adesso non rientro, non rifaccio tutta l'analisi del pezzo, vi ricordo soltanto alcune cose che vi faccio rivedere prima di risuonarlo. Il vero tema è costituito da queste tre note qui. Questo in termini tecnici si chiama motivo.
o inciso. In musica l'inciso o il motivo è la più piccola unità di misura che io utilizzo per costruire una melodia, qualsiasi melodia. Siamo d'accordo? Quindi è letteralmente la più piccola delle unità. In questo caso è fatta di tre note. Ve le suono. Bastano e avanzano, eh? La maggior parte dei leitmotiv wagneriani sono costruiti di quattro note, massimo cinque. Anche perché se io voglio farlo diventare un tema, quindi qualcosa di ricorrente, non può essere lunghissimo, non ve lo ricordereste mai, ovviamente. Siccome la memoria conta, l'abbiamo detto, le più belle pagine sulla memoria musicale che non posso citarvi qui le ha scritte Proust. Vi invito a rileggervi ovviamente le famosissime pagine sulla sonata di Vinteglie dalla parte di Germante e poi la ripresa subito all'ombra delle fanciulle in fiore, quindi i primi due volumi, dove Proust ha capito esattamente come funziona la memoria musicale. Adesso questo è tema di un altro incontro. Ricordatevelo. Perché mi posso fermare? Sto leggendo la battuta 3. Perché c'è un intervallo. Ogni volta che in una scala salto una nota, per me, come ho detto l'altra volta, per l'analizzatore è una sorta di avvertimento. Se c'è un intervallo sta succedendo qualcosa, altrimenti c'è una scala che ovviamente, come vedete, ha una sua continuità, ha una sua logica. Se la interrompo, evidentemente sto facendo una scelta, sta accadendo qualcosa. Io sono certo di questo non perché abbia incontrato Robert Schumann in sogno, ma perché le battute del secondo rigo, come vedete, sono costituite tutte da tre note discendenti e una pausa. Le pause in musica contano, cioè, per piacere, cerchiamo di guardare che le pause non fanno parte dell'ordinazio della disposizione. Senza pause non c'è musica. Dunque, leggo il secondo rigo, mano destra. Pausa. Se non avete capito che questo era il tema, c'è un problema. Dopodiché c'è l'estensione. E qui ovviamente c'è la fioritura del tema con l'ornamentazione. L'abbiamo detto prima, senza ornamentazione ovviamente non c'è musica e non c'è bellezza. Andiamo indietro e vediamo dove stava il tema. Il tema non viene esposto subito. Uno dei primi trucchi che tutti i compositori imparano è non esporre subito la figura tematica principale. Ma questo vale in pittura, vale in cioè, è chiaro, se io comincio l'Orlando Furioso parlando di Orlando, è finita. Io comincio a dire, io l'arma e l'amore, il caccia, la prendo alla lunga, cioè, la meno prima di arrivare al punto, cioè, se no, uno finisce subito, dice Orlando, ciao. Questa cosa è molto televisiva, no? Per cui se monta la puntata di 10 minuti, tu in 10 minuti hai visto tutto, vale perché siamo distratti, ma uno che legge Orlando Furioso non può essere distratto. Cioè, o legge Orlando Furioso o non legge Orlando Furioso, no? Visto che poi tra l'altro è l'anno dello stesso. Attenzione, noi lo troviamo nascosto qui in mezzo, nella mano sinistra, che è scritta anche questa in chiave di violino, nascosto in quella figurazione lì, che ahimè la grafica ci rende confusa, perché noi vediamo una figurazione che ci dà l'illusione della continuità in gruppi. Lo vedete, no? Abbiamo queste linee orizzontali che uniscono le note. Se fosse musica vocale non ci sarebbero, perché per i cantanti non si scrive così. Poiché è musica strumentale, per semplificare anche la vita a chi legge ovviamente, si scrivono in questo modo. Il risultato è che il pianista distratto fa così e via, e crede di suonare Steve Reich, e invece questo è Schumann, ovviamente, no? E che lì in realtà c'è scritto questo: il Do ha una sua funzione, ma il vero tema parte dal Sol. Lo sentite? L'abbiamo sentito, no? Quindi è nascosto lì in mezzo, quindi io che suono dovevo fare l'accento più importante, ed ecco la retorica, non è sul Do che è il battere,
è che quindi quello è l'accento metrico che conterebbe, è sul Sol. Quindi dovrei fare in realtà una cosa quasi difficilissima e marcare il levare, cosa che se fossi un jazzista farei normalmente, ma cosa che un musicista dell'epoca sicuramente faceva. Perché una cosa è l'accento retorico e un'altra cosa è l'accento metrico. Sono due cose diverse. Quindi non so se riesco a farvi capire. Quindi in realtà qui dentro della mano sinistra c'è poi il secondo Sol, sentite che ritorno, non conta, quello fa parte dell'ornamentazione, si chiama falso bordone. Quindi in realtà, sentite come cambia improvvisamente il pezzo, viene fuori, ovviamente anche nel gioco delle risposte con il falso bordone, il tema che poi sentiremo chiaramente due battute dopo. Lo suono. Eccolo qua finalmente. Quando arrivo a suonarlo l'ottava sopra, senza più la fioritura, ovviamente il tema emerge in tutta la sua forza. La cosa interessante, ovviamente, è vedere come il tema viene ridistribuito. Guardiamo la seconda battuta, scusatevi, della mano sinistra ancora una volta. La mano sinistra è importante, cioè cerchiamo di renderci conto che si suona con due mani. Guardate queste serie, Sol, Fa, Mi, Re. Sono di nuovo tre note discendenti in ordine. Vedete il suono? Vedete i dubbi? Solo con un ritmo diverso. Sono dimezzate nel valore. Si chiama diminuzione. È una delle prassi dispositive standard della musica. Prendo un tema che era in quarti e lo scrivo in ottavi, oppure aumentazione, era in quarti e lo scrivo in mezzi. Come vedete, salvo le proporzioni, continuo a essere proporzionato, ma lo scrivo ovviamente con valori o più piccoli o più grandi. Poiché questa è fisica, nel senso che ormai è geometria in movimento, ovviamente nel tempo quelle note suoneranno più corte e più veloci. E mi succede questo, infatti. Questo è il fraseggio corretto di quella frase lì. Devo smontare la scrittura, vedete che veramente la grafica non aiuta, e devo dividerlo invece in due blocchi. Lì sono otto ottavi, il primo blocco di due, che in realtà poi rimanda a quello precedente, e poi due blocchi di tre, quindi 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. È scritto così. Vi sto facendo vedere questo per farvi capire come in realtà il musicista fa esattamente quello che abbiamo visto fino adesso nella retorica, cioè smonta tutto, lo rimonta, sceglie un elemento, l'invenzio in questo caso è la scelta delle tre note discendenti, e da quelle tre note discendenti deduce tutta la struttura del pezzo. Questo nascosto in un pezzettino che si chiama Melodie e apre l'album per la gioventù, un album apparentemente, torno a dire, in conservatorio si studia come se fossero pezzi per bambini, bambini molto intelligenti evidentemente. C'è qualcuno che sostiene che Schumann l'abbia dedicato alle figlie, io non ho trovato nessuna testimonianza del fatto che l'abbia dedicato alle figlie. Vi ho letto l'altra volta questa citazione di una lettera a Clara in cui lui dice di averlo scritto tra sorrisi e lacrime, che fa pensare alle favole, cioè ai Grimm, che sono sicuramente il referente di questo album. Diventa ovviamente tutto molto più complesso da suonare. Provo, cercherò, perdonatemi, io non sono un pianista, cercherò di suonarvelo come dovrebbe essere. Qui già c'è un problema, qui subito. Come sentite, prende tutta una serie di accenti e di spostamenti retorici che sono completamente diversi dall'impostazione standard del pezzo, cioè da quello che leggo, se non ci sto attento e non comincio a smontarlo. Vi faccio sentire la mano destra delle battute 3 e 4 del primo rigo, dove è ancora più evidente l'intenzione retorica.
intervallo. Qui è proprio evidente che l'intervallo serve a spezzare il discorso e a presentarlo in due tronconi diversi che hanno evidentemente un effetto di tipo emotivo, ma anche, come dire, hanno un significato dal punto di vista musicale. E lo risuono. Come è scritto, io dovrei leggere così. E invece il pezzo è scritto così. Non so se riuscite a percepire la differenza. C'è una differenza abissale tra come è scritto e come è pensato. Ancora più complicata è la mano sinistra di quelle due battute, dove il tema che la destra suonava nella prima battuta è finito nella sinistra, il chiasmo di qui prima, no? Sentite. Prima era stato presentato qui. Chiaro? Quindi è di sotto, ancora una volta mascherato. Sempre col falso bordone. Risultato tutto insieme. Anche qui c'è una divisione in due parti, sentite. Intervallo, viene ripresa. Intervallo e chiude. Quindi ancora una volta, sempre le stesse tre note discendenti costituiscono l'elemento strutturale che viene ripetuto sistematicamente per dare ovviamente unità al pezzo nella varietà, perché nessuno se ne accorge. Io adesso, perché ve lo sto smontando ovviamente, ma se no, quando va avanti tutto prosegue uguale. Importante la pausa con cui si chiude la mano destra, finisce prima, lo vedete nell'ultima battuta, ovviamente è simmetrica l'ultima battuta del primo rigo, la mano destra finisce un quarto prima, lasciando la chiusura tutta appoggiata ovviamente sul basso, che ovviamente in qualche modo proprio guida l'ascoltatore verso l'idea che lì il pezzo è sicuramente finito. L'intervallo non è scelto a caso, è un intervallo di quinta discendente. Tutti i trattati più importanti, e in particolare qui cito Rameau, ma si potrebbe citare D'Alembert nella voce armonia dell'Enciclopedia, ma in realtà questo risale a Zarlino e Gaffuri ovviamente, sostengono che per far sentire che un pezzo è finito nella cadenza finale bisogna che il basso faccia un intervallo di quinta discendente. E in effetti è sempre stato fatto così. Sentite la differenza. Quinta discendente e l'intervallo diverso. Questa è la quinta discendente. So se non c'è opera che lo finisca così. E siamo sicuri che è finita. La ripetizione conta, eh? Cioè non è che le ripetevano perché c'avevano nient'altro da fare, conta. Se io faccio il contrario, ascoltate. Sentite? Questa è la quarta ascendente, le note sono le stesse, la funzione armonica è uguale, ma non chiude. Si potrebbe discutere una vita sul perché il nostro orecchio preferisce chiudere con un intervallo discendente piuttosto che un intervallo ascendente, non apro qui l'argomento,
potremmo pensare che sia ancora una reminiscenza delle scale greche che erano tutte discendenti, quindi i modi greci che erano discendenti. Sicuramente la nota grave è una nota che appoggia di più per definizione e via così, cioè i fondamenti stanno sotto, non stanno sopra, cioè è inutile che stiamo a discutere. L'importante è capire che in ogni caso, in un pezzo apparentemente semplicissimo, in realtà noi ritroviamo questo livello di complessità. Non siamo affatto distanti da questa cosa qui, solo che questa è la versione grafica e ahimè quando vedete la versione in partitura, eccola, non la riconoscete. Se io potessi far vedere questa partitura in quell'altro modo, cioè questo, capireste subito. Questo è sempre stato uno dei problemi della musica, che la musica la si ascolta e non la si vede. E tra l'altro vista non è niente, anche perché come dicevo l'altra volta, e quindi poi ci avviamo a chiudere, le partiture non sono l'opera musicale. Una delle grandi differenze tra la musica e le altre arti, e in questo ahimè si ritorna al dibattito sulla scrittura, al problema dell'orazione, al problema del fatto che parlare è una cosa e scrivere è un'altra, è proprio la scrittura. Tutti i musicisti hanno sempre dato per scontato che chi suonava sapeva leggere tutto quello che non c'era scritto. Questo in ogni epoca, ovviamente, ma quando sono cambiate le epoche, quindi è chiaro che chi suonava nel 1720 un pezzo di Bach suonava come voleva Bach, esattamente come un jazzista a New York nel 1945 suonando con Charlie Parker suonava esattamente come voleva Charlie Parker. Peccato che un musicista del 1790, quindi 40 anni dopo la morte di Bach, forse si era dimenticato come si suonava, o forse ha cambiato modo di suonare. Non c'erano i dischi. Noi possiamo risuonare come Charlie Parker perché abbiamo la testimonianza discografica, ma se non avessimo la testimonianza discografica potremmo leggere il Dottor Sax di Kerouac e sperare di capirci qualche cosa. Avete mai provato a leggere la descrizione di uno che suona? Cioè di un concerto? Anche quelle bellissime di Stendhal, ovviamente sono... Come possiamo sapere come veramente cantava la Malibran? Non ne abbiamo la più pallida idea. O il Senesino, o Farinelli. Noi possiamo soltanto sapere che la gente sentendoli cantare sveniva. E questo lo sappiamo di certo. Questa è una certezza, ed è l'unica certezza che abbiamo. Basta. Ma come cantasse... Non ne abbiamo la più pallida idea. E questo è il problema delle partiture, che sono incomplete. E quindi, mentre questo o questo sono chiaramente completi, questa è l'incisione di Amnister, non c'è dubbio che è il lavoro finito, no? A meno che lui non decidesse di lasciarlo incompleto, ma in questo caso sicuramente no, ahimè la partitura prevede che l'interprete conosca quello che è stato fatto e sappia un sacco di cose. Sappia che per esempio un pianoforte del 1840 non può suonare come questo Steinway. E quindi Schumann non poteva concepire di essere suonato in un certo modo per la banale ragione che il suo pianoforte non suonava così. È come se noi pretendessimo che uno che andava in bicicletta, se in realtà noi lo interpretiamo utilizzando una moto da corsa. Ci arrivate da solo che è impossibile. E potremmo andare avanti così con gli esempi. In più c'è il problema della stampa. Nessuno ci dice che quelli sono gli originali. Mentre questo è l'originale, io quando arrivo qui davanti so che è un'opera stampa. Ancora peggio sono le opere dei curatori. Io moltissime volte sono costretto con i miei studenti a fargli osservare che le legature di espressione, gli segni di espressione messi dai curatori sono sbagliati. Perché il curatore, invece di fare un lavoro analitico, ha messo i segni come piacevano a lui. Anche se è stato un grande pianista, cioè anche questo non vuol dire niente. Cioè non, purtroppo questo è un lavoro da analisti, non è un lavoro da grandi interpreti. Cioè ci vorrebbe l'analista. Non parliamo poi delle cosiddette partiture chiamate Urtext, cioè testi originali, che sono Urtext in che senso? Cioè rispetto a quale originale? Voglio dire, sono comunque opere a stampa in cui quando tu mi scrivi gli ottavi così e non come li scriveva Bach, la moglie di Bach, cioè, che erano tutti ondulati perché li scriveva a mano e aveva un sistema per fare i pentagrammi assurdo, io ve lo vorrei far vedere, è meraviglioso, cioè intingeva nell'inchiostro delle rotelline, cinque rotelline, che poi tirava così, ecco, cioè, capite?
Come possiamo paragonarlo a questo? Non ha nessun senso, è veramente come prendere questi libri di divulgazione scientifica in cui noi vediamo le formule di Archimede scritte con i logaritmi. E nessuno ha spiegato al tizio che i logaritmi li ha inventati in Apie molti secoli dopo, cioè ormai molti secoli, quasi 2000 anni dopo Archimede, o troviamo delle equazioni in uno che non sapeva, che non aveva i numeri. Non c'erano i numeri in Grecia, quindi di che cosa stiamo parlando? Come faceva Archimede a scrivere i numeri che non c'erano i numeri? È questo che voglio dire, e le partiture hanno questo difetto. I jazzisti, per esempio, imparano a suonare ascoltando i dischi, hanno il grande vantaggio di ascoltare il disco. Da quando esiste la testimonianza discografica, ovviamente abbiamo un riferimento, ma Schumann non ha inciso. Abbiamo la fortuna invece che moltissimi musicisti alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento hanno inciso, questa volta per davvero, sui piano roll. E vi consiglio di ascoltare le incisioni di piano roll. Scoprite un Debussy che non avete neanche idea per come suona. Io l'ho fatto sentire ai miei studenti, sono rimasti di stucco. Un altro, proprio non c'entra niente col Debussy che conosciamo. Un Mahler che non ha niente a che vedere col Mahler a cui siamo abituati, ma persino Rachmaninoff e Busoni, completamente diversi da come siamo abituati. L'unico che è rimasto identico è George Gershwin, ma per un'ovvia ragione, perché già i jazzisti avevano usato le registrazioni discografiche come elemento di riferimento e quindi suonavano esattamente come ovviamente poi veniva trascritto. Alla fine di tutto questo siamo arrivati, qui concludo, a questo trattato qua. Questo trattato qua, pubblicato nel 1581, è il trattato famosissimo di Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei. Lo trovate in rete, devo dire che la rete in questo senso è veramente fantastica. In rete c'è ormai tutta la trattatistica che conta, anche quella più misteriosa. Le biblioteche stanno, digitalizzando tutto, per cui potete leggere cose strepitose, compreso il trattato di Jamnitzer, che altrimenti bisogna andare a Norimberga a scartabellare, cosa complicatina, cioè non semplicissima. In questo trattato, e quindi chiudiamo qui, si parla finalmente del rapporto tra parole, intese come le parole del testo, e la musica. E qui comincia la guerra che è cominciata nel 1581 e non è mai finita tra librettisti e compositori, perché fino a quel momento nessuno si è posto il problema, non ce n'era bisogno, era musica polifonica. I testi a un certo punto si sovrapponevano, pensate ai mottetti, il testo del mottetto lo conoscevano tutti perché erano testi sacri, nel caso dei madrigali se anche non lo conoscevi poco importava, perché comunque il modo di cantarli ti faceva capire se era un madrigale amoroso o guerresco e il problema era risolto. Ma invece quando io canto un'aria da solo di un'opera, penso all'Euridice del Peri, no? Che usiamo come prima opera, ma l'Incoronazione di Poppea, il Ritorno di Ulisse in Patria, e tu mi devi capire, qui cominciano i guai, perché se io comincio a fiorire in quel modo che avete sentito già nella semplicità di Schumann, e quindi io comincio a fare e intanto la parola a cui sono partito era aurora, quindi l'aurora, e per almeno 4 minuti vado avanti ora, capite da soli che qualcosa non funziona. Galilei si schiera tutto a favore del testo e lì apre una querela che non è mai finita. Ha perso Galilei, come tutti voi sapete, e pensate adesso alle canzoni di Sanremo, capite perfettamente che ha perso Galilei, cioè i testi ovviamente rimangono marginali. Ma a noi tutto questo non interessa, a me interessava chiudere dando finalmente una definizione di musica, perché noi abbiamo fatto 5 incontri, abbiamo dedicato 5 incontri e non abbiamo mai detto che cos'è la musica. Ovviamente l'abbiamo detto scientemente, non l'abbiamo detto apposta. Ebbene, io sono arrivato alla convinzione, quindi è una mia convinzione quella che esprimo, quindi non voglio che pensiate che sia un dato acclarato su cui tutti siamo d'accordo, assolutamente, probabilmente c'è qualcuno che non è d'accordo. Io sono convinto che la musica non è un'arte primaria e questa è la forza della musica. La musica non è come la danza o la poesia, che sono arti primarie, perché afferiscono direttamente alle potenzialità del corpo. La danza è nel corpo, è movimento, non c'è dubbio, e la poesia è nella frenazione,
Quindi è proprio nella facoltà che ha l'uomo di parlare, in quella che noi chiamiamo linguaggio. La musica non è nel cervello, sì è vero che il cervello è un ottimo recettore musicale, ma questo potrebbe essere una cosa che ha imparato. Nessuno ci dice, noi non sappiamo se evoluzionisticamente questo cervello era così all'inizio, non abbiamo alcuna idea e io eviterei di fare qualsiasi tipo di ipotesi su questo. E forse ha ragione Darwin, la musica ci è servita perché era veramente un criterio di selezione sessuale, come tutti gli animali, e quindi pensate alle serenate e capite, se uno sa fare una bella serenata ha qualche speranza in più di uno che non sa cantare. Cioè, sapete bene che i cantanti hanno un sex appeal che i non cantanti non hanno, i pianisti hanno un pessimo sex appeal, infatti nell'ordine del sex appeal i pianisti sono veramente molto molto in basso. Questo per farvi capire come sta, come funziona, e questo ha ragione Darwin probabilmente. Comunque, la musica non è un'arte primaria. La mia convinzione è che la musica è un'arte derivata e non a caso nasce al momento in cui qualcuno decide di mettere nello stesso luogo danza e poesia, e questo luogo si chiama teatro, dove si andava per vedere. Il teatro, il verbo non lascia dubbi su cosa si andava a fare, e dove tutti danzavano e tutti cantavano. Ma era impossibile separare la danza dal canto. Le parole come arsi e tesi, lo dicevo già all'inizio, vogliono dire alzare o abbassare il tallone o la punta. Questo vuol dire. L'orchestra è il luogo dove arrivava il coro all'inizio del parodo e da cui poi usciva. Non è il luogo dove stavano i musicisti. E i musicisti cantavano, in realtà suonavano all'unisono le melodie che i diversi attori della tragedia cantavano. E cantavano, se vi ricordate l'abbiamo visto nel terzo incontro, l'abbiamo sentito nel terzo incontro, semplicemente modulando gli accenti tonici e la lunghezza delle vocali. Se vi ricordate quando abbiamo sentito il nigeriano con i tamburi parlanti, era quello il canto. Molto probabilmente, è chiaro, nessuno di noi ha la certezza, ma probabilmente era quello. Per questa ragione la musica in realtà è arrivata quando abbiamo messo insieme il movimento del corpo con l'eloquenza, con la nostra capacità di mettere insieme la poesia e di esprimere attraverso l'eloquenza, cioè l'actio, la parte finale, ovviamente questa cosa che poi abbiamo chiamato canto. Ed è per questa ragione, io cito qui Serravezza, perché questa espressione muove e commuove di Serravezza, è per questo che muove e commuove. Muove perché è parte della danza, e tu quando senti un pezzo di musica, se stai fermo c'è qualcosa che non funziona. Io ritengo che l'idea che noi ascoltiamo questi concerti seduti è una delle cose più sciocche che se nessun compositore, almeno prima di Wagner, ha composto per un pubblico seduto. Io non riesco a immaginare Verdi che vede il suo pubblico fermo seduto in platea. Gli veniva un accidente, si preoccupava, pensava che si stesse annoiando. Ma voi lo immaginate un pubblico in una discoteca, in uno stadio, che sta seduto fermo così? E se leggete i romanzi scoprite che nessuno stava seduto. Cioè è un'invenzione del secondo dopoguerra. Noi in realtà stiamo seduti da 60 anni sui 2500 anni di musica. Punto uno. E poi commuove. E qui il problema è grave, perché può commuovere, è il flettere, ve lo ricordate? Ahimè, come l'architettura, io sono sempre un ottimista inguaribile, secondo me ha ragione Vito Mancuso, alla fine la musica ha un contenuto spirituale, divino, è vero. Ahimè, però la musica può essere utilizzata per ben altri scopi, e questo lo sappiamo tutti. Io lavoro nella musica applicata, quando faccio un jingle devo far vendere la cosa che mi viene chiesta di essere venduta. Buona, cattiva, o decido di non fare il jingle, è un altro paio di maniche, ma se faccio il jingle ovviamente accetto quel tipo di patto. E questo è un problema serissimo, perché la musica è stata usata per le marce, per le propagande, per fare la guerra, per convincervi a andare in battaglia, per convincervi a non andare in battaglia, per deprimervi. Quanta musica è fatta per deprimere? Oggi tonnellate di musica sono fatte per deprimere le persone, per tenerle chiuse in casa e non fargli vivere una socialità. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché muove e commuove. Riguardatevi Saturday Night Fever, che è un bellissimo film, no? La febbre del sabato sera.
che è un film tragico, non è un film divertente e non è un film sulla danza, in cui i due elementi sono chiaramente bilanciati. Ma riguardatevi Saturday Night Fever pensando però che alla fine, io preferisco pensarla così e voglio chiudere così, che alla fine c'è comunque questo fatto che la musica faccia parte dell'armonia del cosmo e forse sia veramente un dono divino. Grazie.